un'iniziativa che stiamo a vedere come, che tipo di risposta avrà. I trentini hanno bisogno innanzitutto di risposte ai bisogni, però a volte anche una centrale d'ascolto, un momento in cui possano loro far capire, no, le situazioni, i disagi, eccetera, a volte è già lo sfogo, una piccola, un piccolo risultato. Bene, innanzitutto questo servirà per raccogliere, dopodiché non tutto sarà, avrà una possibilità di una soluzione positiva, ma tutto quello che si potrà fare, percepire, dare risposte, insomma, sperando che questo possa essere di una certa ampiezza, partiamo col piede così fiducioso. Quanti sono le lamentele che ricevete, no, quando vi telefonano? Cosa riguardano soprattutto? Facciamo un po' una scaletta. Le richieste che ci sono a 360 gradi. Semplicemente noi ci permettiamo. No, ma si lamentano soprattutto per la casa. Dalle case ai contributi alla disoccupazione. Mi permetto di dire che per quanto riguarda gli extracomunitari c'è un Cinformi che lavora in modo sproporzionato. Per i trentini non c'è nulla. Noi ci permettiamo di evidenziarlo, di mettere a disposizione uno strumento e naturalmente cercare di portare risposte. Per questa è anche il lavoro dell'opposizione all'interno del Consiglio Provinciale, ma anche un tema sociale importantissimo, perché pensare che i nostri trentini non abbiano risposte a fronte di una richiesta di semplificazione delle procedure, parlo anche di aziende, ebbene credo sia una grave colpa. Giustamente la Lega Nord si è permessa di aprire questo numero verde per fare supplenza, ma chiaramente per fare una denuncia, perché questo è il concetto. Ma e questo numero come funziona? Attivo qua? Attivo orario d'ufficio, è un numero gratuito, il numero verde è un numero gratuito, dove risponderanno persone che saranno in grado di dare delle risposte, se non subito, comunque richiameranno il soggetto interessato per provare a dare delle risposte. Vittorio. Sì, il problema grande credo che comunque sia la questione del lavoro, e tante persone sono praticamente a casa disoccupate, e poi la questione primaria di extracomunitari che invadono tutto e hanno tutte le possibilità di questa assistenza sociale, che praticamente per noi trentini, diciamo, è quasi nulla o poco. Effettivamente il collega parlava di Cinformi, è vero, però Cinformi è strutturato in un modo che sembra favorisca non a livello, diciamo, di normativa, ma favorisca proprio a livello di informazione quello che è lo straniero e non il trentino. Questo noi pensiamo di sopperire a questa mancanza, effettivamente, che è un'esigenza che abbiamo. Non possiamo più andare in giro per la città di Trento senza che non ci fermi almeno una, due o tre persone richiedendoci informazioni in tutti gli ambiti, ma possiamo anche essere trasversali. Cioè, l'ultima volta che abbiamo chiesto, ci hanno chiesto, non so, la bocciofila di Stella Bianca, ci hanno chiesto la copertura del pezzo, perché sono anni e anni che la richiedono e non ce l'hanno. Noi abbiamo puntuali e precisi, abbiamo fatto interrogazione per questo. Parliamo di 600 persone, sembra strano, ma anche in una cosa così semplice l'amministrazione comunale non ha saputo dare risposte, non ha voluto dare risposte. Mettiamo un po' su chi vive i trentini, nei nostri confronti hanno avuto una grandissima fiducia, però gli dobbiamo dire: se vi rubano la macchina o la bicicletta andate ai carabinieri, perché noi non possiamo fare nulla, perché spesso e volentieri arrivavano da noi con richieste di questo tipo e a noi fa molto piacere. Questo vuol dire che si fidano quasi di più di certe istituzioni, però non siamo in grado di sopperire a quelle che per istituto devono aspettare ad altre componenti, ad altri organi. Questa iniziativa segue una ricerca, un sondaggio che noi abbiamo fatto nelle scorse settimane, dove si vede che per i trentini il problema riguarda il lavoro, il costo della vita e il fatto che è collegato allo stipendio. E questo è collegato agli aiuti sociali che secondo i trentini sono soprattutto
rivolti verso i non trentini, verso gli stranieri. E quindi questo, diciamo, è un passaggio di un percorso che stiamo facendo di comunicazione politica. Diciamo. Se mi è permesso, aggiungo un passaggio, segretario, che proprio nel momento in cui l'assessore più spendaccione in cose inutili fa l'accordo col PAT autonomista, ecco, noi vogliamo rappresentare veramente le esigenze autonomistiche dei trentini. E perciò, voglio dire, anche dal punto di vista politico, mentre gli autonomisti si vendono alle spese folli fatte nel mondo a favore dei cinesi o a favore dei vietnamiti, bene, noi riteniamo che l'attenzione e il focus deve essere fatto sulle esigenze delle famiglie trentine. Questo è il nostro obiettivo e proprio per questo nasce anche, non a caso, il giorno dopo l'annuncio dell'accordo Beltrami-Rossi, questa nostra, che non è una provocazione, è un atto attento alle politiche delle famiglie trentine. Ma questo telefono è attivo solo in istante, lo sarà sempre, vedete come va e poi viene. Sarà sempre. Adesso noi faremo i gazebo con il numero del telefono verde, faremo le trasmissioni a TCA, non so se hai il numero del telefono verde, faremo la pubblicità col numero del telefono verde. È un'idea a sto punto, perché sì, 800, senza, ah, no, 800. La forza del parlare, 800. 922. 202. No. E da ricontrollo. 800-922-202. Esatto. Benone. Oggi presentiamo il numero verde che è l'800-922-202, che è un numero gratuito, dove chi ritiene di chiedere informazioni può farlo, può chiedere. Questo perché? Perché negli ultimi mesi, con una cadenza ormai quotidiana, qui arrivano persone più diverse, non essenzialmente persone della Lega, anche persone che non abbiamo mai visto, spesso, la gran parte delle volte persone che non abbiamo mai visto, che vengono qui e chiedono aiuto, consulenza su materie che riguardano l'ICEF, il reddito di garanzia, le case popolari, quindi le case ITEA, diciamo tutte le sovvenzioni che la provincia dà o non dà ai trentini. E vengono qua con una visione, diciamo, che è quella di sentirsi discriminati rispetto agli stranieri. Alcune volte queste pratiche noi le analizziamo e o tramite il consigliere provinciale o tramite il consigliere comunale le portiamo all'attenzione degli uffici preposti e qualche volta si risolvono. Magari fai dopo l'esempio di quel signore della casa ITEA dell'altra volta che sono via 200 euro entro oggi. Non gli portavano via la casa, allora poi sei dato tu e vabbè, è stata risolta, e oppure diciamo non si riescono a risolvere. E quindi uno può telefonare qua e noi mettiamo a disposizione la nostra struttura per quello che può fare, ovviamente con tutti i suoi limiti e tutte le questioni che non può trattare. E quindi può chiedere un consiglio, un aiuto, un'indicazione su come risolvere la pratica. Questo perché viene anche da un'analisi che noi abbiamo fatta e con un nostro sondaggio ad hoc, che tra l'altro avevamo già detto, che dove fatto un paio di mesi fa, dove si riscontra che il problema principale in Trentino è il lavoro, il costo della vita e il sostegno al reddito. Questo qua si collega ad una, chiamiamola, tendenza da parte dei trentini a sentirsi discriminati rispetto ai non trentini nell'assegnazione dei fondi pubblici. E poi arriva anche un'analisi al volo che abbiamo fatto su quattro indicatori. Allora, disoccupazione giovanile, che se ne parla tanto, oggi in provincia di Trento è al 20.5, dato del 2012. In provincia di Bolzano è all'11.6, cioè a Bolzano la disoccupazione giovanile è la metà di Trento, con le stesse competenze, la stessa autonomia, lo stesso statuto, le stesse risorse. È la metà della provincia di Trento. E quindi questo deve far riflettere su chi ha governato negli ultimi anni Trentino sulla questione giovani, rapporto con le scuole, rapporto scuola-mondo del lavoro.
perché sappiamo benissimo che a Bolzano c'è un particolare funzionamento delle scuole col mondo del lavoro. E quindi chi ha governato negli ultimi 15 anni in Trentino non è riuscito neanche a copiare quello che fanno gli altri. Secondo dato, il tasso di disoccupazione generale. Nel 2007 qui eravamo al 2.6, oggi siamo al 7.6, dato del primo trimestre 2013, 7.6. Altro dato è il tasso di emigrazione, questo è molto negativo. Negli ultimi 5 anni i residenti all'estero sono aumentati del 35% in Trentino, cioè i trentini che sono, hanno perso residenza in Trentino e sono iscritti all'estero sono aumentati del 35%. Questo è un dato che non direi cosa vuol dire, è un dato di un'indagine del Centro Studi Data Giovane ripreso da Repubblica, ma se noi lo confrontiamo col Piemonte è aumentato del 20%, con la Lombardia del 22%, a Bolzano è aumentato del 15%. Trento insieme a Rimini e Lodi, abbiamo quindi questo primato negativo, è in testa alle classifiche delle province, cioè Bolzano negli ultimi 5 anni sono emigrati il 15% delle persone, probabilmente sono giovani, perché chi emigra è giovane, a Trento il 35%, più della Lombardia, più del Piemonte. E questo è un dato che deve far molto riflettere su come si sentono oggi i giovani in Trentino. Ho dato la mia mano anch'io, no? C'è una figlia mia anche in questa che ha deciso di andare in Australia. L'ultima cosa, gli esodati in Trentino, da una interrogazione fatta dalla Lega a Packer nei giorni scorsi, Packer risponde che la PAT non ha un dato sul numero complessivo degli esodati in Trentino. La provincia non sa quanti sono gli esodati in provincia di Trento. Col servizio statistica, il servizio lavoro, il servizio eccetera eccetera, con le competenze autonomia, noi siamo bravi, noi siamo belli, non sappiamo neanche quanti sono gli esodati in provincia di Trento, come la Calabria fondamentalmente. Ecco, quindi da questi quattro dati che vi diamo, potete capire che ci sono delle persone in Trentino che si sentono in difficoltà e noi ce le troviamo molto spesso qua. Oggi lanciamo questo numero verde, quindi gratuito, 00922202, che è rivolto appunto ai trentini. Quali sono le richieste che vengono fatte di più? Che hanno fatto la credito garanzia? ICEF e Casa Popolare. C'è di tutto.